primo appuntamento con i riti religiosi a Brindisi in vista della festa patronale. Come da tradizione, ad aprire gli appuntamenti, la processione che dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli porta il simulacro di San Lorenzo da Brindisi alla chiesa cattedrale per unirsi con l'altro patrono cittadino, San Teodoro da Masea. Lui ha avuto sempre il suo cuore, veniva denominato Padre Brindisi, tant'era l'affetto, l'amore. E noi dobbiamo ricambiare con altrettanto affetto, con altrettanto amore, così come per lui, così come lui amava San Teodoro, no? Perché era patrono della città e proprio ne approfitto per dire che in questa festa patronale abbiamo preparato questo libretto sulla vita di San Teodoro e di San Lorenzo, vista no, con gli occhi di San Lorenzo, che racconta San Teodoro. Molto interessante, a cura del professor Teodoro De Giorgio, che sarà disponibile in cattedrale. A partecipare al rito religioso il sindaco Giuseppe Marchionna, con una numerosa rappresentanza dell'amministrazione comunale brindisina. Di questa festa di San Teodoro, che oltre a essere una grande tradizione molto suggestiva, penso alla processione a mare e alla successiva processione per le vie della città, rappresenta per noi a Brindisi il momento più alto dell'estate, che è quello che poi dà avvio anche alle pratiche dell'autunno, cioè la vendemmia, la vinificazione, quelle che nella nostra antica tradizione contadina erano l'inizio della vita del nuovo anno.